questo romano in fondo, fisso proprio. Poi la mamma, mia mamma è insuperabile, ma è arrivata a questo, io giù per il balcone: mamma, vado a far benzina, ci vai in macchina? No, con la damigiana. Dopo torno a casa, la damigiana da 60 litri, appoggio sul cofano e tramuto la benzina. No, qui sono problemi che riguardano chi sta attento. Invece il nostro amico, quello che vi vado ad interpretare, non è di questa razza. Lui ha un solo pensiero, lo riconosciamo? Non lo fare così attorno al collo. Arrivo, eh. Può avere anche un gilet di pelle nera pieno di borchi e teschi e cose del genere. Un casino di capelli, proprio un casino, nel senso che non le scherzi. Adesso trovo l'ingresso, me la metto. Vi aspetta all'angolo della strada e vi chiede una cosa sempre uguale, fissa. Che gli spizzi? Mi aiuti, devo comprare medicine per mia nonna. Non vorrei essere costretto ad andare a rubare, magari a casa tua. Sarebbe meglio darmi un euro adesso che trovare tutta la casa svaligiata domani. Ma io so che la gente stronza non ti aiuta quando ti vede messo male. Sono entrato prima al bar, questo tipo mi dà un limone, cosa devi fare? Una pera, cazzo sei un mago? Tanto per cominciare, io il limone te lo pago, non è per me, è per il mio amico Zalimoy, detto Zalimon, lui si è messo malissimo. L'altro giorno lo cercavo, c'era sua mamma, ha detto, oh, signore mi passa Zalimon? Fa, è fuori, e tu lo so, ma me lo passi lo stesso. E noi ci capiamo bene, ci conosciamo da tanti anni, condividiamo una disoccupazione ormai cronica. Ma non è che c'è più pochi, io il primo maggio in Piazza Maggiore, 8.000 disoccupati, bandiere, cartelli, corteo. Ma io tutti per le gambe, fa, perché manifestate? Perché siamo senza lavoro. Questo è il mio biglietto, vieni in cantiere domani, ti assumo. Con 8.000 persone, proprio a me mi deve venire a beccare. E se tua personalità non mi ha chiesto niente, dove ti deve l'elemosina? C'è un condiviso, passate se ti porti, c'è urlare, 3 giorni che non mangio. Sono 3 giorni che non mangio. Che è passato uno, mi ha detto, male, bisogna sforzarsi. Poi mi spostano un altro, ti do 1 euro purché non lo usi per andarti a drogare. No, mi compro una Ferrari, vado a Monte Carlo a fare il fenomeno. Ma suonare i campanelli, signore, ho fame, mangeresti anche il pane di ieri? Mo sì, torna domani che te lo do. Guarda, la gente stronza come rimedio. Ho trovato un cane abbandonato, bellino, un incrocio tra un collo e uno spinone, un coglione proprio. L'ho chiamato Stop, essendo un incrocio, mi sembrava il nome più bello. Lo ci ho messo qui vicino col cartello, cieco. Qualche giorno tutto bene, poi la mattina passa uno e mi comincia a fare. Ma io ho detto, se vuoi, te ci vedi? Poi che ci vedo? Il cane che è cieco. Da quel giorno lì arrivava tutte le mattine col ciappi di biscottini macinato, alla fine il cane si è incazzato perché la roba buona la mangiavo io, ma che c'è tu un morso in un polpaccio. Ci sono andato dal dottore tutto zoppo, ho detto doc, mi ho morsicato un cane. Ma non lo sai che io ricevo il pomeriggio? Ah, io lo so, ma il cane non lo sapeva, l'ho morsicato alle 8:10. Mi dice, fammi vedere sta gamba, ci hai messo sopra qualcosa? No, gli è piaciuta così. Se volevo mettere la maionese, ma non ho fatto il tempo, ma lei si stronza anche te. Perché poi io qui il dottore non vado d'accordo, gli fa un problema di pelle, una malattia che dà un nome scientifico. Rogna, nessuno ti mette. Da prurito costante. Certo, io ho detto, senti dottore, lei ha qualcosa contro la rogna? Farò no, se ti va bene a te. Per guarire, prendi questo ricostituente, faccio il pulito, se no ti dà la forza per continuare a grattarti, guarda lì come sei debilitato, devi fare cure omeoplastiche, omeopratiche, te lo sai la tosse? Lui ti dà 4 purganti, e quando hai preso 4 bei purgantoni, ti verrebbe la tossire, non tossisci mica, se non ti caghi addosso, ti rifai.
morte. In qualche modo io non so ma funziona. Poes Animal tra l'altro è uno che con le medicine ha avuto sempre dei problemi anni fa, con Fusion Guterres, con il colirio, e gli è venuto la faccia da culo. Ma non, non si, no, no, eravamo in mare qui quest'estate, c'era una tipa in spiaggia lì da sola, allora è andato lì e gli ha detto: come che te non fai il bagno? Ma non posso le mie cose, vai vai, te le guardo io. Ci vuoi trattare, fai vedere che sei un po' un essere umano vivente, no? Vai a fare uno sport, c'è il calcetto, il beach volley, il racchettone. L'ho detto da quelli del calcetto, gli ha dato tutto un foglio con dei regolamenti, astinenza, dieta, allenamento. Per un giorno è stato buono, poi seconda sera eravamo in branda, sento una mano sotto le coperte, dico: ma Zanimo, mi tocchi? Volevo farmi una pippa, ma col mio? Ma io domattina devo giocare a pallone. Allora, io capisco che te ti voglio bene, però te non puoi, ma mi fai impazzire. È andato una sera a casa alla festa della birra, ha bevuto l'impossibile alle 3:30 di notte, ha detto: oh ragazzi, ma da cancio sono fattissimo ubriaco, tanto a quest'ora che vuoi che mi fermi? I carabinieri tra un chilometro fermati, ha detto: lei ha bevuto? No. Scendo un po', ci sono lì col menisco, sono un giocatore del Bologna. Ah, è per quello che fate così cagare, eh? No. Gioco in riserva, sto bene, guido bene. Ho detto: ascolta, facciamo il palloncino. C'è il Big Bubble, dai, fammi provare. Cioè, mentre loro preparavano la macchinetta, si sono tamponate due macchine di là dalla strada. I carabinieri hanno detto: Dio buono, vabbè, resti fermo lì, lasciati vedere. Non può fare animo. Sono quasi le 4, io sono arrivato a casa, cazzo me ne frega, allora scrivono, buon almeno, non so neanche dove sono arrivato a casa.